Bentrovati per un nuovo appuntamento con le nostre breaking news su Teletruria. Parliamo ancora della prova generale. È stata una prova carica di emozioni, di tanta paura dopo la caduta da cavallo del giostratore cruciferino Filippo Vannozzi. Fortunatamente si è fatto poche contusioni e poi è stato dimesso questa mattina direttamente dal primario del pronto soccorso, il dottor Maurizio Zanobetti. Intanto il direttore generale Antonio D'Urso fa i complimenti ai suoi uomini dell'emergenza urgenza di disaster manager per come è stata gestita la situazione e lima la macchina anche in vista della giostra di sabato. Una stoccata anche al sindaco Ghinelli: vorrei vedere la giostra dal vivo, ha detto ai nostri microfoni D'Urso, ma ancora il sindaco non mi ha invitato. Ritrovata la ragazza di 18 anni scomparsa ieri nell'Aretino, le ricerche sono iniziate con i carabinieri di Arezzo in collaborazione con i vigili del fuoco e sono intervenuti anche in zona Valdichiana. Contemporaneamente sono state attivate le procedure di localizzazione del cellulare. La ragazza è stata poi trovata in zona Campo di Marte a Firenze. Dopo un lungo tira e molla, il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli è stato eletto vicepresidente della conferenza dei sindaci dell'ASL Toscana Sud-Est. Nei giorni scorsi a rilanciare il suo nome era stata Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo. Ed è tutto per questa edizione del nostro Breaking News. Grazie per averci seguito e arrivederci.